Il futuro è già qui. Sono le 16:29 di mercoledì, ottobre 21, anno 2015. 2015? Vuoi dire che siamo nel futuro? Sedici e ventinove, mercoledì, ottobre 21, 2015. Il sogno per molti appassionati di questa pellicola e per la cinematografia americana in generale finalmente è diventato realtà. Buon pomeriggio a tutti voi da Blackjack. In aiuto Ivan in cabina di regia, Radio Cernusco Stereo in blu dedica un grandissimo speciale all'arrivo di Marty McFly, la sua ragazza Jennifer e Doc Emmett L. Brown, i protagonisti di Ritorno al Futuro, parte seconda, la trilogia voluta dal regista Robert Zemeckis con la supervisione di Steven Spielberg, arrivano finalmente nel nostro tempo. Come già si è visto su Facebook e come avete potuto vedere magari anche dalla pagina, dal profilo Facebook Jack Urban Nights, che è il mio profilo dove curo con la mia trasmissione radiofonica il venerdì sera dalle 21 alle 23, si è creato una sorta di mito dicendo che a partire da domani il film Ritorno al Futuro apparterrà al passato in tutti i sensi. Infatti 1885, nel terzo episodio. Noi ci siamo fissati ormai su questo secondo grande appuntamento e partiamo immediatamente con tutta una serie di curiosità legate al 2015 immaginate da Robert Zemeckis. A cominciare innanzitutto da una curiosa partita di baseball. Si vede Marty che comincia a camminare nella sua città, Hill Valley, California, nel 2015, e la prima cosa che nota è che i Chicago Cubs vincono le World Series. È una cosa abbastanza curiosa. Adesso cerchiamo di capirne anche il perché. Aspetti un attimo. I Cubs hanno vinto le World Series. Contro il Miami. Già, incredibile, eh? Chi lo avrebbe detto? C'era una possibilità su 100. E noi, con questa particolare introduzione di Ritorno al Futuro, diciamo con il tema della Major League Baseball on ESPN, dobbiamo parlare di baseball. Parliamo di baseball e parliamo di questo fatto curioso niente meno che con un presidente di una squadra di baseball e con un giocatore di baseball. Molti lo conoscono come il bassista degli Elio e le Storie Tese, noi lo conosciamo come il presidente, giocatore e allenatore dell'Ares Milano Baseball. Ciao Faso e benvenuto a Radio Cernusco Stereo. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Come ora butta bene. butta alla stragrande. 21 ottobre 2015, Faso, siamo nel futuro.
È vero, siamo nel futuro e non so se ne avete già parlato, ma ci sono delle cose incredibili che possiamo mutuare direttamente da quel bellissimo, diciamo, da quella bellissima pellicola, come diceva mio nonno, che adesso forse non sono più neanche in pellicola, che è proprio Back to the Future, Ritorno al Futuro numero 2, dico bene, Jack? Numero 2, Faso, numero 2, esattamente. A proposito di questi Chicago Cubs che non mi vincono dal 1908. Curiosamente, cosa succede? Com'è che hanno ricominciato a vincere improvvisamente? Ma più che improvvisamente, dopo insomma ci ha messo 100 anni e anche di più. No, in realtà è che quest'anno gli Cubs stanno girando bene, ma c'è anche da dire che in questo particolare momento che siamo alle Championship Series, ovvero, per chi non lo sapesse, il campionato professionistico americano è diviso in due mondi, American League e National League. Viene fuori una vincente dell'American League e una vincente della National League. Queste due squadre poi si sfidano nella famosa World Series, da cui esce la campionissima delle super ultra campionissime. Bene, in questa fase di Championship Series, che ovviamente dove le finali sono al meglio delle 7 partite, quindi nulla è lasciato al caso, non è che ti va bene una partita, vinci, sei campione, no, devi vincerne 4 su 7. Pensate che maratona incredibile. I Chicago Cubs stanno soffrendo di due sconfitte prese dai New York Mets. Una cosa tra l'altro abbastanza curiosa, perché i New York Mets sono la Cenerentola di New York, dove ci sono i New York Yankees. Se pensate solo il cappellino, quello blu scuro con NY che vedete in testa a chiunque, quest'estate io l'ho visto in testa a un pescatore malese. No, grande! Il cappellino New York Yankees è il più famoso del mondo. I Mets sono proprio la squadretta sfortunata di New York e quest'anno anche loro sono in grande spolvero. Fantastico, Faso, quindi tu dici che giustamente è arrivato anche il loro momento, ma curiosamente proprio nel 2015. Pazzesco, pazzesco. Ma infatti, quando chi adesso dovesse vedere Ritorno al Futuro 2 e vede questa insomma, capisce che c'è questa informazione dal famoso almanacco, dove i Chicago Cubs vincono le World Series al meglio delle 9 partite, se non sbaglio, tra l'altro, perché si presupponeva un ulteriore sviluppo delle regole del baseball, e uno dice, ma non è possibile, ci avevano azzeccato. Ebbene sì, ci avevano azzeccato. Cioè, se non altro, hanno azzeccato che i Cubs sono arrivati alle finali, non accadeva da 100 anni. Poi, tra l'altro, piccola curiosità, Faso, tra l'altro, contro i famigerati Miami Gators, che dovrebbero essere i Florida Marlins alla fine. Da Marlins, esatto, lì no, il nome non era proprio giustissimo, però ci hanno azzeccato. Faso, grazie mille per questo tuo intervento. Noi lo chiudiamo ovviamente dedicandolo, visto che tu sei un mitico bassista, anche con la partecipazione di un bassista in questo film. Porca, chi c'è in questo film come bassista? Aiutami. Io ti dico solo che nel 1989 la sua band esce con l'album Mother's Milk. Porcaccia la miseriaccia, allora andiamo alla grandissima, vai, annuncia e facci impazzire. Michael Balzari, in arte Flea, è il membro dei Red Hot Chili Peppers e presenta un brano storico con i Red Hot Chili Peppers, ovviamente, un brano storico di Stevie Wonder dall'album Inner Visions del 1973, qui in Mother's Milk del 1989, noi presentiamo Higher Ground, Red Hot Chili Peppers. Super pezzo. Grazie mille, Faso. Ciao! Ciao!
Da Inner Visions del 1973 al 1989, l'anno in cui tra l'altro uscì Back to the Future parte seconda, i Red Hot Chili Peppers con la partecipazione di Flea. Come mai noi abbiamo voluto citare proprio il bassista dei Red Hot Chili Peppers, salutando Faso che è stato in diretta con noi fino ad adesso per documentarci il tema dei Chicago Cubs, che potrebbero vincere le World Series di baseball come profetizzato da Ritorno al Futuro parte seconda. Beh, è molto semplice, perché Michael Balzar in arte Flea partecipa nel ruolo di un personaggio che nel Ritorno al Futuro 2 è molto molto importante, e si tratta di Needles. Noi rientriamo adesso in studio e abbiamo direttamente da Bergamo il presidente dell'associazione culturale Bergomics, ovvero Leonardo Monzio Compagnoni. Ciao Leo e benvenuto a Radio Cernusco Stereo. Grande Giove, Zeke, ciao! Grande Giove, proprio il caso di dirlo. Allora Leo, la prima cosa che ti chiedo è, nasino all'insù, com'è il tempo? Allora aspetta, il mio orologio fa 3, 2, 1... Ok, c'è il sole sopra, davanti alle nuvole adesso, finalmente. No! Niente più cielo nuvoloso, è uscito il sole. È uscito il sole, quindi è la seconda profezia che si è avverata. Il 21 ottobre 2015 è sereno, c'è il sole. Esatto, esattamente. Fantastico, quindi noi cominciamo immediatamente così e dobbiamo assolutamente farci la nostra bella chiacchierata riguardo ai nostalgici degli anni 80. Marty McFly nella sua Hill Valley, California del 2015 entra nel Caffè 80 per una missione particolare che gli è stata dettata da Doc, ma scopriamo che anche nella realtà, nel nostro 2015, ci sono un sacco di appassionati di anni 80, ancora di nostalgici. Tu che dici, Leo? Sì, è pieno di appassionati anni 80. Io stesso sono un figlio degli anni 80 e credo che sia stata una decade che ha fornito veramente tanto quello che è l'immaginario, per quanto riguarda il mio campo, quello fumettistico e anche quello cinematografico. Ritorno al futuro, Ghostbuster, Tartarughe Ninja, Dragon Ball, per citare qualcosa di orientale. Insomma, direi che gli anni 80 sono stati la decade, forse una delle più importanti decadi dello scorso secolo, dedicate a, come contributo all'immaginario della nona arte e anche della cinematografia. Perfetto Leo, questo qui è stato il primo degli interventi. Adesso ti lasciamo un attimo, come si dice, in stand by, perché dobbiamo dedicare ovviamente un brano storico a Ritorno al Futuro parte seconda. Marty entra nel Caffè 80 e il primo brano che si sente ovviamente è questo qui. Leo, a più tardi. A dopo. We'll be right back.
ed è Beat It, Michael Jackson, da Thriller del 1982, ovviamente come non poteva essere uno dei brani più premiati della storia della musica contemporanea, uno dei protagonisti di Ritorno al Futuro parte seconda. Leo, visto che si stava parlando di almanacco anche con Faso, possiamo dire che è uno degli oggetti culto della, forse di più del merchandising di cui andremo a parlare, è uno degli oggetti culto del secondo episodio della trilogia di Ritorno al Futuro. Esattamente, diciamo che è il Sacro Graal, è l'oggetto dal quale poi si scaturisce anche tutta la trama del secondo episodio. Esatto, quindi quello che poi è importantissimo, infatti anche Faso lo stava quasi per spoilerare, ma è stato divertentissimo saperlo, era appunto questa cosa legata all'almanacco sportivo e quindi anche agli sport, ipotizzando addirittura che gli inning durassero molto di più in una partita di baseball rispetto ad adesso. Invece adesso è rimasto ancora tutto come prima, non è cambiato assolutamente nulla. Adesso Leo, facciamo ascoltare un piccolo contributo, ti pregherei di stare in linea, spero che tu lo riesca a sentire, riguardo il merchandising, quindi, che è stato creato per Ritorno al Futuro parte seconda. Ascoltiamolo insieme. Scusa per la maschera, Marty, ma temevo che non mi avresti riconosciuto. Sono stato in una clinica di ringiovanimento e mi sono fatto revisionare. Mi hanno tolto un po' di rughe, hanno sistemato i capelli, cambiato il sangue, mi hanno dato 30 o 40 anni di vita in più. Mi hanno anche sostituito la milza e il colon. Che ne pensi? Stai benissimo, Doc. Il futuro è incredibile. Io devo andare a vedere, Doc. A tempo debito, abbiamo un programma preciso. Beh, parlami del mio futuro, cioè, so che sfonderò, ma che cosa sarò, una rockstar oppure... Vieni, Marty, nessuno dovrebbe sapere troppo sul proprio giusto, destino. Giusto, ma sono ricco, vero? Marty, ti prego, togliti la camicia. Mettiti la giacca e le scarpe. Abbiamo una missione da compiere! Perfettamente in orario. Autolacci, fantastico. Quest'affare non mi sta. Taglia. A posto. Tira fuori le tasche dei pantaloni. Tutti i ragazzi del futuro portano i pantaloni al rovescio. Metti questo cappello. Perfetto. Leo, tutti i ragazzi del futuro portano i pantaloni al rovescio? Beh, diciamo che adesso nel 21 ottobre 2015 molti ragazzi del futuro portano i pantaloni calati. Diciamo non la cosa azzeccata, però ci siamo andati abbastanza vicini, no? Insomma, una moda molto simile, Leo, insomma. Magari ha un altro significato, infatti se andate a vedere, noi non ve lo possiamo raccontare qui, ma se andate a vedere su internet scoprite che il pantalone calato ha un significato diverso, ma comunque c'è una moda, c'è anche questo cappellino che molti stanno indossando, che sembra quasi Catarin Frangente, no? Cosa dici? Leo. Sì, diciamo che ce l'ho anche qui davanti a me, questo cappellino particolare, direi abbastanza ipnotico in realtà, dove non riesci mai a distinguere solo una sfumatura di colore, ma ce ne sono di più. Io vedo un po' di rosso, arancio, blu, viola, giallo, insomma, è un cappellino che comunque c'è, come a livello di oggettistica hanno fatto parecchio, trovi già in giro alcuni overboard, anche se siamo agli inizi di quella che è la tecnologia anticipata Ritorno al Futuro, come anche è stato anticipato l'utilizzo di macchine volanti. Noi adesso siamo ai prototipi delle macchine volanti. Tra l'altro, Leo, scusami, ti interrompo un secondo, ho visto postato sulla pagina dell'associazione culturale Bergomix e quindi anche sulla mia, che è stato inventato il primo prototipo di macchina che va a rifiuti. Beh, quello è verissimo,
E poi, guarda, oh mio Dio, cioè, tu non hai idea, Jack, chi ho qui davanti a me? C'è Doc Brown. No, non ci credo. Grande Giove. Grande Giove, sì. Grande Giove. No, non ci credo. E questo sarà un'anticipazione di quello che ci godremo a Luci Cinema Scurno. Quindi, adesso Leo, un'altra pausa insieme e poi ci saranno i saluti finali perché manca veramente molto molto poco e spiegheremo cosa succederà a Luci Cinema di Curno fra qualche ora. Ok, d'accordo, a dopo. Un'attesa quindi, Leo. Johnny B. Goode, Chuck Berry. Leo, questo è il nostro ultimo intervento e come diceva Marty McFly alla sua Starlight Orchestra, mi raccomando, occhio agli accordi e stammi dietro, ok? Ok. Ora, con Johnny B. Goode di Chuck Berry, che è stato interpretato da Marty McFly and the Starlighters nella versione del ballo Incanto sotto il mare, ovviamente senza spoilerare nulla, vi invito a vedere la trilogia di Ritorno al Futuro, in modo particolare i due episodi, i primi due episodi della trilogia che andranno in onda, diciamo, a Luci Cinemas di Mezza Italia proprio questa sera, Leo, giusto? Esattamente, il grande piano di stasera è rivivere i primi due capitoli della trilogia cinematografica di Ritorno al Futuro. In questo caso è importante il secondo capitolo perché è ambientato appunto il 21 ottobre 2015, data in cui Doc e Marty arrivano a bordo della DeLorean per risolvere una serie di casini che poi scopriremo assieme al cinema. Qui al Luce Cinema di Curno in più abbiamo realizzato un vero e proprio grande evento. Avremo presente due cosplayer che interpreteranno rispettivamente Davide Maestroni, Doc Brown e Marco Cinque, Marty McFly. In più abbiamo in esposizione il famoso overboard fluttuante di Marty McFly, l'overboard di Beef. In più abbiamo la DeLorean Scala 1.18, il cappellino catarifrangente di Marty McFly, il set limitato ormai introvabile Lego di Ritorno al Futuro e tante piccole chicche meraviglia. In più, per coloro che si fermano a vedere il film e ci vengono a trovare allo stand, in omaggio o il poster a tiratura limitata o l'albo a esclusiva mondiale solo per Bergomix con le illustrazioni di famosi autori di fumetti.
e se senti un po' di casino perché c'è già calca qua tutta pronta per noi. Bellissimo, questo è quello che volevo sentire. Leo, manca pochissimo alla fine del nostro spazio, come diciamo sempre noi da appassionati di Ritorno al Futuro, vi salutiamo perché dove andiamo? No, dove andiamo noi? Non c'è bisogno di strade. Buon pomeriggio a tutti voi ascoltatori di Radio Cernusco Stereo. Adesso mandiamo in onda il notiziario. Grazie mille Leo, ci troviamo tutti questa sera all'UCI Cinemas di Curno, in provincia di Bergamo, se volete godervi insieme a noi un'atmosfera all'Associazione Culturale Bergomics dedicata a Ritorno al Futuro parte seconda. Per quello che mi riguarda, appuntamento venerdì con Urban Nights alle ore 21. Back in time, you and Lewis and the News. Buon pomeriggio a tutti.